Abbiamo questa sera l'onore e la possibilità di presentare dal palco dello Sherwood una delle lotte più importanti che ci sono state in questi ultimi anni nel mondo, sia quella di Standing Rock contro la costruzione di un oleodotto devastante in Nord Dakota, nel nord degli Stati Uniti d'America. E abbiamo la possibilità di confrontarci con Rafa, che è un attivista di quella lotta, un protagonista di quella lotta e anche un rapper che dopo ci racconterà la sua esperienza diretta all'interno di questo conflitto molto, molto importante. E questa sera appunto la lotta dei nativi americani del Nord Dakota si confronterà con altre importanti esperienze di lotta che abbiamo in Italia, che non hanno qua bisogno di presentazioni. Abbiamo Dana del movimento Notav della Valsusa, abbiamo Tommaso del comitato No Grandi Navi di Venezia, abbiamo Francesco che è un attivista di Vicenza si solleva, è uno storico attivista No Dal Molin di Vicenza. Bene, io introduco brevemente cercando di capire insieme anche le motivazioni che ci hanno condotto a chiamare a Sherwood un attivista della battaglia di Standing Rock, e credo che comunque questo sta un po' nelle corde di questo festival e dei dibattiti che organizziamo a questo festival, che si sono sempre posti il problema di aprire un confronto pubblico su quelli che sono temi che riguardano l'alternativa, e l'alternativa lo sappiamo benissimo che viaggia su un piano complesso, un piano che spesso e volentieri, almeno a nostro punto di vista, intreccia un piano globale con i piani territoriali, che spesso comunque ci fornisce degli strumenti a noi che siamo movimenti che lottano e che agiscono per trasformare radicalmente l'esistente, ci fornisce degli strumenti adeguati di lettura e di comprensione della fase e del presente. Ebbene, quest'anno lo facciamo partendo anche da alcuni fatti politici che hanno condizionato in varie forme, hanno condizionato quello che è il contesto, quelli che sono gli assetti geopolitici e politici a livello mondiale. Sicuramente uno dei fatti che ha rappresentato, sempre dal punto di vista di una dialettica tra evento e processo, che è quello che a noi piace sempre indagare, uno dei fatti politici che ha caratterizzato l'ultima fase è quello dell'elezione di Trump alla Casa Bianca, che rischia di diventare uno spartiacque per tante cose. Quindi noi nel corso di tutto il festival affronteremo questo fatto, ovviamente sempre inteso in termini di processo, da tanti punti di vista, perché comunque agisce su tanti terreni, ad esempio quello della gestione dei flussi migratori, anche se l'Europa è differente dagli Stati Uniti, però qua stiamo parlando di un modello di gestione dei flussi che rischia di cambiare radicalmente in peggio. Lo affrontiamo trattando il tema dei populismi, che sicuramente con l'elezione di Trump hanno avuto un via libera proprio sulla scena mondiale e nel dibattito pubblico complessivo. Lo affrontiamo trattando, come faremo stasera, rispetto alla questione energetica, rispetto a quello che abbiamo chiamato capitalismo estrattivo, a come il capitalismo estrattivo agisce all'interno appunto di un modello di sviluppo, creando anche una tensione che esiste tra un vecchio capitalismo, che è quello del carbone e del petrolio, che Trump sta riproponendo e riportando in auge, e l'esempio proprio della costruzione dell'oleodotto in Nord Dakota è appunto uno dei più clamorosi e lampanti. Ma appunto una tensione tra questo tipo di capitalismo e quello che è stato definito il green capitalism, che ha altri tipi di contraddizioni e che comunque parla di un modello di sviluppo che sicuramente è differente rispetto al primo, ma che comunque non mette in discussione i livelli di accumulazione di ricchezza, i livelli di estrazione di profitto in generale dai territori e dalle nostre vite. Per questa ragione crediamo che la lotta che hanno fatto i nativi americani e con loro tantissime altre persone che comunque sono andate in Nord Dakota
sia una lotta importante, e lo è anche per la dimensione internazionale che questa, che questo conflitto è riuscito ad avere. Questo a mio avviso appunto avviene per due tipologie di ragioni. La prima è che è chiaro che l'elezione di Trump e le decisioni comunque, no, che ha avuto il neopresidente degli Stati Uniti proprio rispetto all'oleodotto hanno fatto sì che il tema dell'oleodotto, il tema della lotta, delle forme di espressione che comunque combattono il capitalismo estrattivo diventassero materia di dibattito pubblico, circolassero in tutto il mondo. E questo credo che per noi che appunto siamo attivisti, guardiamo i movimenti nella loro linfa vitale che possono portare alle pratiche di cambiamento, credo che sia fondamentale. L'altra ragione è appunto la suggestione che ha avuto questa lotta per tanti e tante di noi. Credo che quella notte di febbraio in cui è stato sgomberato Oceti, il campo di Oceti, che era il principale campo dove si concentravano appunto tanti attivisti per opporsi al progetto, quella notte in tanti di noi sono rimasti a guardare, ma sono rimasti a guardare portando solidarietà a quella lotta, cercando di partecipare nelle forme più adeguate a quello che stava accadendo. Ma credo anche che quello che è accaduto nel Nord Dakota rappresenti per tanti di noi appunto una suggestione anche rispetto alla capacità che ha avuto una comunità resistente di sapersi reinventare, di andare anche oltre i confini territoriali o etnici e di attrarre tantissimi attivisti ed attiviste in quel luogo e appunto di esercitare pratiche reali di opposizione ad un progetto che è un progetto su cui si gioca una battaglia importante. L'ultimo elemento di riflessione è senz'altro quello dell'acqua. Gli attivisti del Nord Dakota, di Standing Rock, sono chiamati, si autodefiniscono i Water Protector, proprio perché la loro lotta è anche la lotta della difesa dell'acqua pubblica, di questo bene comune, ma ha fatto diventare questo bene non solamente un bene naturale, ma un tema diretto di lotta politica nel contesto degli Stati Uniti di Trump. Per tutte queste ragioni crediamo che la presenza di Rafa e l'incontro con altre forme di resistenza che si stanno opponendo da tanti anni a questo modello di sviluppo basato sulla devastazione dei territori, sul saccheggio dei territori e delle nostre vite, sul fatto che ci fa percepire realmente che il capitalismo estrattivo non è solamente un sistema di accumulazione e rendita sulle risorse naturali, ma il capitalismo estrattivo è qualcosa che penetra nelle forme di vita di tutti noi, che militarizza territori e che cambia radicalmente il modo di vivere un territorio, talvolta non permettendo più l'evoluzione biologica, la produzione biologica della vita stessa. Per queste ragioni quello che ci interessa capire stasera è come riuscire a parlare in termini globali di queste lotte, come riuscire a parlare in termini globali di quei modelli di opposizione a questo tipo di sistema e alla violenza di questo sistema. Io lascerei immediatamente la parola, scusate se ho rubato troppo tempo nell'introduzione, ma lascerei immediatamente la parola a Rafa, ma prima lo accoglierei con un grande applauso perché credo che